Il prodigio è compiuto. Come consuetudine, nella Basilica di San Gregorio Armeno si è svolta la solenne Eucaristia nel giorno dedicato alla memoria di Santa Patrizia, vergine compatrona di Napoli, vissuta secondo la tradizione nel VII secolo, e si è ripetuto il prodigio del sangue. Proveniente dalla famiglia imperiale di Costantinopoli, la bella giovane, rifiutando il matrimonio, scelse l'unione con il più alto re, consacrandosi alla vita monastica, come ha ricordato l'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe, che ha celebrato la liturgia. Desiderosa di giungere in Terra Santa, naufragò invece sull'isolotto di Megaride, unendo il suo destino a quello della città di Napoli. E lì, dove vi erano i culti pagani di Partenope, fiorì il cristianesimo con la vocazione delle sue monache. Una giornata sentita per i napoletani che dal XIX secolo la venerano tra le mura di San Gregorio Armeno. Sì, sempre. Ogni volta che vengo vedo una partecipazione immensa, ma non solo napoletani, qualche volta fermandomi a parlare con la gente, gente che viene anche da altre diocesi, dalla Campania. E quest'anno, dato questo flusso di turisti, c'è la partecipazione anche di questi stranieri. Beh, è una cosa bella, perché significa che questa religiosità è radicata profondamente nell'animo dei cristiani. Dei napoletani soprattutto. Io ricordavo come dal 1848 che il corpo di Santa Patrizia è in questa meravigliosa basilica, e da allora c'è sempre un continuo. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo sapere poter attingere alle testimonianze che ci hanno lasciato questi santi per poter rinverdire, rafforzare la nostra fede. Soprattutto considerazione del fatto che noi non possiamo essere dei buoni cristiani se non certamente come primo amare Dio con tutto il cuore, ma poi amare i fratelli più bisognosi, i fratelli più necessitati, i malati, i carcerati, tutti coloro che aspettano da un cristiano, prima che da un uomo, un aiuto, un accompagnamento, una parola buona, un gesto autentico di carità.